Eccoci qui, ragazzi. Welcome. Benvenuti in questa nuova puntata di Creators Talks. Questa sera abbiamo un titolo provocatorio, ma neanche troppo, ragazzi. Provocatorio, ma neanche troppo, perché un K-Day, 1.000 euro al giorno, cioè cose che ci prenderemo gli insulti del web per questo titolo, che è clickbait, ma neanche troppo. Allora, intanto vi do il benvenuto a tutti i nostri. Prima alla chat, prima di tutto si dà alla chat, quindi welcome to the jungle, e poi a tutti agli ospiti e ospiti o co-host della nostra giornata. Eccoli qui, abbiamo Nello, il buon Nello, e Oh, ciao. eccolo qui, e soprattutto Alberto e Carlo. Carlo, Alberto, Ciao eccolo qui ragazzi, ciao. sotto. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao. Allora, da dove iniziamo? Intanto faccio una piccola premessa per tutti quelli che arrivano in queste dirette, direttamente dalla Montagna del Sapone. Dovete sapere che siamo qui a parlare di e-commerce. Stiamo parlando di e-commerce, stiamo parlando del mondo dell'imprenditoria digitale e soprattutto di vendere prodotti con il web, con internet. Cioè, questo è per collocare nello spazio-tempo l'argomento di questa conversazione. Nello specifico, siamo agli sgoccioli, l'ultima giornata della nostra settimana dell'e-commerce, che facciamo periodicamente per raccontare un po' le novità di questo mondo, per raccontare i risultati dei nostri studenti, e in concomitanza riaprono appunto le iscrizioni del master che abbiamo sull'e-commerce, che si chiama Billionaire Conclave, di cui abbiamo un come si chiama? Bello. Sì, vabbè, è un feticcio E quindi oggi andiamo a ascoltare la storia e quindi il caso studio di Alberto e Carlo, di Carlo e Alberto, eccoli qui sotto. Che vabbè, adesso non voglio subito spoilerare, però abbiamo detto un K al giorno perché abbiamo, diciamo, le prove documentali di questa cosa qui, perché sennò in genere sono quelli che lo guardano da Facebook e dicono che, ma quanto di profitto, ma non è vero, sono tutti attori. E vabbè, che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Allora, ciao a tutti, benvenuti a tutti. Allora, ragazzi, Carlo e Alberto, raccontateci un attimo di voi. Sì, innanzitutto ciao, io sono Carlo, forse lui è Io Alberto. Alberto. Partiamo subito, tra virgolette, spiegando che abbiamo acquistato il corso più o meno all'incirca un anno fa, quindi siamo entrati nel Billionaire circa un anno fa. Da premettere però che sia io che Alberto, entrambi avevamo un lavoro stabile, il famosissimo posto fisso. Entrambi praticamente potevamo effettivamente dedicarci al dropshipping all'incirca un paio d'ore. Io praticamente lavoravo tutto il tempo, cioè tutta la giornata, potevamo dedicarci all'incirca un paio d'ore la sera, quindi quando tornavo a casa effettivamente. Niente, abbiamo acquistato il corso, abbiamo seguito il corso sempre durante queste 2 o 3 ore giornaliere che avevamo a Questo disposizione. quando, ragazzi, specificando per far capire Questo giusto. più o meno l'anno scorso, sì, Un annetto e mezzo fa circa. un annetto e mezzo fa più o meno. E praticamente Ok. avevamo capito che riuscivamo, cioè potevamo guadagnare col web, ecco lo dico in modo molto barbaro, Esplicito. scusate. Bello, giusto. Sì, e quindi effettivamente piano piano la cosa è andata, diciamo, siamo riusciti ad ottenere determinati risultati. Questi risultati hanno portato, ecco, ad ora al boom finale, al mio licenziamento, perché effettivamente io avevo capito ad un certo punto che potevo cavarmela in questo settore qui, anche perché da premettere che è un settore che effettivamente mi piaceva. Poi sono stato targettizzato e io cercavo effettivamente quella, cercavo, io proprio cercavo un corso simile. Quindi niente. Allora, ricapitoliamo un attimo. Allora, voi, giusto per fare chiarezza per la chat, perché giustamente noi siamo attratti dal fatto che siete studenti e state qui a parlare dei risultati, però vogliamo un attimo condividere con tutti il percorso step by step, no? Allora, voi, ricapitolando, un anno e mezzo fa acquistate il corso e dopo quanto iniziate a metterlo in pratica? Poi arriviamo piano piano ai risultati. Vi anticipo già, finché Gian non me ne volere, finché non do il via, non si pubblicano risultati, e che sti Sì. ragazzati nella chat devono essere attivi, che Giusto.
ultimamente mi fa piacere, perché so che lavora nel frattempo noi facciamo le live e loro lucrano e lavorano, però devono essere più attivi. Quindi partendo dal scherzi a parte, partendo dall'inizio, acquistate il corso un anno e mezzo fa, dopo quanto materialmente fate il primo store, fate i primi test? Diciamo che comunque abbiamo il tempo di seguire il corso, e comunque, se non sbaglio, finiva entro un paio di mesi, non ricordo ora bene, che comunque è passato all'incirca un anno. Ok. Subito iniziamo a fare i primi test. Se non sbaglio, il primo e il secondo prodotto non andarono bene, giusto? Dico bene? Il primo e il secondo prodotto non andarono bene, però abbiamo perseverato. Quindi, sottolineiamolo, cioè il primo. No, sottolineiamolo, sì, perché poi effettivamente abbiamo perseverato, perché alla fine quella è la, diciamo, la chiave di questo business. Ma come The only way. Abbiamo trovato il prodotto. È importante sottolineare la difficoltà, anche perché sennò sembra bello. Vedi il titolo, 1000 euro al giorno, ok, hanno fatto 1000 euro al giorno, hanno combinato. No, raga, è lavoro. Sì, no. Due store, erano due store o due prodotti sullo stesso store inizialmente? Avevamo fatto uno store inizialmente che si dedicava vendevamo prodotti per la casa, quindi puntavamo a pubblicare, diciamo, a fare delle ads soprattutto su prodotti simili, ecco. Non è andata. Il primo non è andato, il secondo non è andato, il terzo praticamente è arrivata il famoso DIN quindi proprio zero vendite, zero. Era no, il primo prodotto zero vendite, sì, non abbiamo fatto niente. Il secondo, anche se non sbaglio, perso? Parliamo dei fallimenti. Quanto ci avete perso il primo store? Allora, all'inizio investivamo poco, pochi soldi, tipo 5-10 euro a target al giorno, una cosa simile. Okay. Quindi non ci abbiamo perso tantissimo nei primi test, vero? No. Però che cosa è successo? Il terzo prodotto iniziamo a mettere qua un po' di budget in più e secondo me... capimmo anche quali erano i target giusti, quindi effettivamente arrivò il primo click e noi festeggiavamo tipo la champagne, eccetera, ed è stato molto divertente. Quindi però sì, è da premettere effettivamente che sembra facile, anche un sacco di miei amici me lo dicono, ma quello è facile, tu ti metti un po' al PC, giorno, tutto facile. Sì, soprattutto quando qualcuno appunto vede questi numeri, pensa possa essere una cosa molto molto semplice. In realtà c'è stato molto lavoro nostro dietro, sì. Molto studio, effettivamente, quindi... È un piccolo traguardo, noi non siamo... Però comunque, secondo me, era da festeggiare. E io volevo essere in questa live insieme a voi, giusto per coronare, ero molto felice di farlo insieme a voi, questa live, perché volevo, già siete stati voi effettivamente che ci avete iniziato a questo mondo qua, quindi era giusto così, ecco. Che spettacolo, sono contentissimo. La diretta, in pratica, quello di cui stiamo parlando, giusto? Non ho capito, scusa, Nello. Il terzo store che avete lanciato, che poi è andato... meglio, diciamo, è quello del quale stiamo parlando stasera, parleremo stasera o non c'entra nulla? Sì, quello di cui stiamo parlando questa sera. Siamo arrivati già proprio al terzo store, è quello oggetto della live. Okay, no, però sì, il terzo store, questo è tutt'altro, però qui ci occupiamo di vendita di prodotti high tech, ecco. Quello, il primo store era, noi vendevamo prodotti per la casa e basta, quindi abbiamo cambiato proprio nicchia, ecco. Ok, grandi. Ragazzi, domande dalla chat? Possiamo news. Niente. Allora, io vorrei un attimo andare a recuperare un po' di informazioni, perché il nostro mitico Carlo, il nostro mitico Alberto sono venuti qui a festeggiare, ma noi gli succhieremo via un sacco di informazioni. Quindi festeggiamo tutti insieme e raccontiamo un po' di esperienza a tutti i nostri ascoltatori, che sicuramente sono felici per voi, perché questo è un posto gioioso, l'avete visto magari anche dall'altra parte, è una community che fa, al contrario, diciamo, dell'italiano medio,
celebra chi ha successo invece che sempre rosicare, che poi purtroppo è lo stato d'animo della maggior parte delle persone. Io sono curioso, dato che avete, tu hai già lasciato quindi un posto fisso, quindi un contratto a tempo indeterminato. E racconta un attimo cosa facevi prima, quindi che lavoro facevi, se avevi già avuto altre esperienze col digitale, per capire un pochino il background, pure Alberto poi se vuoi raccontarci. Ok, io praticamente prima lavoravo in un'azienda, anzi ho lavorato per due anni e mezzo all'incirca in un'azienda che vende ricambi per autocarri, quindi si occupava di ricambistica per autocarri. Diciamo che però già durante l'arco di questi due anni io volevo iniziarmi al mondo del digitale, anche se appunto ero praticamente novellino, non sapevo niente, quindi effettivamente quando sono stato targettizzato poi dal vostro corso, all'inizio era un po' titubante, ecco, effettivamente come qualsiasi cosa che ti si presenta su Facebook che effettivamente tu puoi o non puoi comprare. Però poi ho fatto varie ricerche anche su Gianni e quant'altro, mi sono convinto e alla fine l'ho acquistato. Però... Allora, per curiosità, quali erano i tuoi dubbi e poi come ti sei convinto? Allora, più che altro... Ci siamo convinti anche insieme, in un certo senso, ci siamo appoggiati. Siamo appoggiati l'un l'altro, ho fatto varie ricerche, ho visto tutti i vari video su YouTube e poi ad un certo punto, cioè, da premettere comunque all'epoca, come anche ora, giravano un sacco di pubblicità, se non molte, molte di più, è vero, di pubblicità e comunque ci targettizzavano di corsi per il dropshipping. Nell'interesse. Sì, era finito nel famoso interesse, nel limbo. E quindi ad un certo punto mi appare la tua pubblicità e ne parlammo. E ci documentammo e vedemmo che già comunque eravamo presi dalla tua immagine, dal tuo corso, da come era impostato e quant'altro. Poi iniziamo a capire che comunque c'era, se non sbaglio, un video in cui c'era anche Facchinetti. E quindi ad un certo punto avevo pensato, ho detto, ma non può essere una truffa questa, perché effettivamente... E quindi mi sono super convinto al 100% l'abbiamo acquistato. In realtà è stato lui che l'ha acquistato, perché è stata una cosa divertente, perché io stavo lì per acquistarlo, però ad un certo punto su questa carta qui avevo un limite, quindi non potevo acquistare fino a un tot di... Quindi io è tutto impanicato, ho detto, vabbè, come facciamo? Ora devo comprare il corso, sta finendo l'offerta, no, non lo dobbiamo comprare. E poi a un certo punto lui mi dà la notizia. Non sono stato io l'artefice. Effettivamente. Ok, grande. E di cosa allora, nel business attualmente? Cioè, quali sono i vostri ruoli? Volevo dire una cosa prima, perché qualcuno sta facendo una domanda e volevo rispondere, magari rispondete voi, chiedevano cosa fate, affiliate e-commerce, che tipo di e-commerce, quindi magari facciamo un'introduzione, se lo volete dire voi. Noi facciamo dropshipping, prettamente dropshipping. Perfetto, quindi e-commerce in dropshipping per tutti quelli che chiedevano. Ok, vai Nello. No, chiedevo per curiosità, penso anche alla chat interessi, poi quando c'è la combo, sai, Gianno, quando c'è una testimonianza in tandem, soprattutto per chi sta iniziando, è bello vedere che ci sono due persone che si danno forza l'un l'altro, perché credo che la parte sia quella più di insicurezza e quindi quella più vero. Dove c'è bisogno del supporto reciproco, c'è chi lo trova poi nella collettività, nel nostro caso tipo il gruppo, cioè in questo tipo di sostegno, di supporto, e altri che lo trovano in persone... Che poi condividono con loro il business. Quindi sarebbe, secondo me, simpatico raccontare questa cosa, cioè nel senso, adesso come vi organizzate, come siete strutturati tra di voi? Allora, diciamo che Carlo si occupa un po' più della parte del commercialista, organizzativa, eccetera, mentre io sono un po' il grafico, in un certo tecnico. Senso. Mi occupo un po'. No, le azze praticamente le facciamo insieme. Secondo me il bello del nostro, tra virgolette, della coppia è che c'è parliamo tanto di targettizzazione, dobbiamo capire tutte le varie target, se il target va bene, se l'altro va male, quindi diciamo il target su Facebook, cioè il business manager lo gestiamo insieme. Lui si occupa di fare i video, perché a me è una cosa proprio che non mi dà tanto entusiasmo, non mi entusiasmo particolarmente, però comunque do una mano in... Ci dividiamo un po' il lavoro, dai. Sì.
Avete costituito la società quando? In realtà siamo sì, quando un annetto fa più o Sì, meno. più o meno un annetto E fa. subito, in realtà In sì. Ecco, realtà siamo stati molto veloci, cioè l'abbiamo fatto anche forse troppo subito, io l'ho presto. fatto subito, infatti, effettivamente ho pagato subito tutte le tasse che c'erano da pagare perché abbiamo paura di inciampare in qualche errore burocratico, quindi No, ma effettivamente siamo è giustissimo, secondo me l'approccio più giusto perché tu stai dando serietà ad un progetto, ad un'idea, praticamente, capito? Secondo me iniziare con, lo dico sempre io, poi è una cosa mia, però vedo che la condividete, credo. Inizio con farmi 10 mail per pagare 10 prove gratuite di Shopify, No. poi compro il tema gratis, così, poi inizio senza niente, allora c'è proprio la mentalità, secondo me, che è sbagliata. Così non sto invitando a fare nulla, per come la vedo io, e credo come la vedete, No, più che vedete voi, altro, che scusami è. se... Ah, cioè... No, Vai, vai, vai. vabbè, sì. No, più che altro, se vuole il fatto che noi abbiamo pensato preventivamente, in che senso? Comunque erano cose che bisognava fare, perché noi ci siamo messi in questo business, ripeto, noi non sapevamo nulla, siamo partiti con il Billionaire Con Club Da zero. da zero, praticamente era, sì, eravamo proprio zero di zero di zero, eravamo due ignoranti in materia a livello massimo, però quindi nel momento in cui abbiamo iniziato a seguire il corso, appena abbiamo finito il corso, subito abbiamo aperto tutto quello che c'era da aprire, perché effettivamente non volevamo... Era una cosa che prima o poi bisognava fare, quindi è meglio togliersi il pensiero subito. Ma più che altro, sai, io penso che sia una... La gente crede che, essendo un business in digitale, non c'è bisogno della partita IVA, quella secondo me c'è, cioè, oppure di qualsiasi cosa essa sia. In realtà hanno dubbi all'inizio, all'inizio c'è sempre quella cosa di ammortizzare i costi, però che è giusto sul punto di vista della sostenibilità del business, ma non sulle cose che tu devi fare una volta nella vita, cioè farti sta benedetta società Infatti, sì. e iniziare. E che è tra l'altro paradossalmente una delle domande più chieste da chi non inizia, cioè paradossalmente chi si ferma prima di iniziare è proprio quello che chiede ogni giorno. Beh. Ma la partita io, ma quanto pago di tasse, ma quando la devo aprire, ma la devo aprire, quello era la cosa. L'altra volta disse una cosa simpatica al mio commercialista che mi strinse la mano. Disse: un sacco di loro vengono qui e mi chiedono: ma quanto paghi? Quanto devo pagare quest'anno di tasse? Quanto devo pagare? Io invece una volta andai da lui, una delle ultime volte, e gli dissi: guarda, Vincenzo, io spero in un futuro di pagarti quante più tasse possibili, perché effettivamente se io ti sto pagando le tasse vuol dire che il mio Lavorando. business sta andando bene, quindi niente. Cioè, secondo me non bisogna preoccuparsi, se vuoi immergerti in questo mondo qui, è inutile che ti preoccupi delle tasse o non delle Qualsiasi tasse. cosa. No, ma allora ragazzi, questa cosa, bravo Carlo, bravo, bravo, bravo Carlo, perché come ha detto Nello, questo sembra il problema dei problemi delle persone, quando in realtà, ragazzi, è una scartoffia burocratica questa. Secondo me poi ci sono delle domande interessanti che ora vi rifaccio vedere, però volevo un attimo mettere un punto su questa cosa perché secondo me hai detto una cosa molto importante, Carlo, nel senso che per prima cosa il fatto di pagare le tasse è una cosa così, cioè nel senso l'imprenditore, nel momento in cui tu hai la società sei un imprenditore, ha un potere che non ha nessun'altra persona nel mercato, ovvero pagare le tasse dopo aver speso i soldi. Cioè, questa è una cosa che non so se è chiara per la maggior parte delle persone, ovvero l'imprenditore, al contrario del dipendente, è una cosa tecnica, non è che è una, cioè poi è un vantaggio secondo me, però l'imprenditore ha all'entrata, alle uscite, i costi. E su quello che rimane paga le tasse. Non si paga le tasse sul fatturato, si pagano le tasse sul profitto. Quindi ripeto questa cosa giusto per tutti quelli che magari ci sta, che sono un po' fuori, non hanno ancora iniziato, eccetera. Quindi vuol dire che tu prima incassi, poi spendi e poi paghi le tasse. Cioè, non è che non lo so, cioè, non so di cosa hanno paura. Tra l'altro, in Italia ci sono anche delle formule che ti permettono con la tassazione agevolata, come che si chiama, il forfettario, Il regime forfettario, sì. il regime forfettario di essere praticamente in un paradiso fiscale per i primi 60.000 euro, perché cioè, a Londra si pagano più tasse che in Italia col forfettario, giusto per darvi un altro parametro che può esservi utile.
E poi, come giustamente leggevo in chat, io sono di un'idea che spesso condivido, vediamo se lo ritrovo, che Giovi parlava di Monti, che diceva Montemagno, dice che se ti preoccupi di quel tipo di problemi prima di lanciare un business, non lanciare un business. Da un certo punto di vista io sono d'accordo, perché comunque... perché comunque una volta per aprire una società dovevi aprire l'SRL, abbiamo fatto questo discorso durante tutta la settimana, e quindi mettere giù almeno 2.500 euro, se non 10.000 euro se era una società unipersonale, come giustamente ci raccontava Anello. Io non ho mai fatto società unipersonale, quindi non ho mai dovuto versare interamente, però per esempio quando ho aperto la società per azioni ho versato interamente il capitale ed erano 120.000 euro. Ok, e il fatto di dover pagare 2.500 euro al notaio ti dà comunque quella roba che ti sei impegnato, cioè questa è una cosa seria, non è che stai qui a oggi ci stai, domani non ci stai, cioè questo è un percorso, capito che ti voglio dire, in cui è semplicemente, come hai detto tu Carlo, cioè è una cosa da fare, non è che oddio apro la società, non la apro, è una cosa da fare. Ed è, però io dall'altra parte capisco l'ansia, cioè la capisco, perché se uno non ha riferimenti di persone che hanno società, come io quando ero piccolo non avevo nessuno in famiglia, bene. Diretta, mio padre, miei, nessuno aveva società, cioè è sempre un po' ansiosa, perché dici oh mio Dio ora come funziona, poi ti fanno una testa così che fare imprese in Italia è impossibile, insomma cioè, ci sono tutte queste idee che ti bloccano, e quindi è normale che ti caghi sotto e dire oddio mo la partita IVA. E quindi su questo veramente il fatto che siete in due secondo me vi ha aiutato molto. Io pure ho sempre, cioè oltre una fase iniziale, però mi sono sempre fatto networking, cose, persone, e quindi lavorare con altre persone. E dall'altra anche questo spirito di partire subito con la società ti dà un impegno, cioè come dire questa è una cosa seria anche con voi stessi, penso che correggetemi sì, se sbaglio. No, assolutamente, infatti noi, ti ripeto, abbiamo subito colto la palla in balzo e ci siamo subito tolto il pensiero, no? Sì. Non volevamo proprio nessun tipo di... anche perché effettivamente è inutile crearsi... giustamente ho letto un commento sotto, qui diceva il ragazzo, sì, se vuoi entrare in un business devi fare le cose per bene, quindi se vuoi... intraprendere un percorso effettivamente, che fa parte appunto del percorso che tu hai intrapreso, cioè è inevitabile, non puoi non farlo, quindi è inutile rimandare e continuare a rimandare se poi alla fine, prima o poi, dovrai farlo. Ecco. Assolutamente, assolutamente, sì, stavo cercando di leggere qui i commenti che... vabbè, qui comunque la chat sta andando per conto suo. Allora, c'era un altro... ragazzi, non tocchiamo questo argomento, perché ogni volta che si tocca questo argomento ci mettiamo un quarto d'ora, 20 minuti. Ok. Comunque, ragazzi, poi appunto è una scelta. Uno può fare, cioè può aprirsi la partita IVA, può aprirsi la società. Voi che tipo di società avete aperto? Una SRLS. Perfetto. Come consigliamo, tra l'altro, con le proprietà. Cioè, sì. Questa è un'altra cosa che nel nostro caso aperta anch'io quel. Sì, beh, praticamente è un SRL che non devi dare 2.000 euro al notaio. Praticamente sì. Sì, nella pratica è quello, in pratica. No, ma è proprio quello. Sì, veramente hai lo statuto standard, hai un po' di cose. Pensa che ci sono dei notai che non le vogliono aprire l'SRLS, li devi inseguire. Noi una volta dovevamo aprirne una per un centro estetico e il notaio all'Eura, comunque questo notaio da cui avevo aperto pure l'SPA, eccetera, si era nascosto dentro la sua stanza per non aprirla. E io lo chiamavo, allora non rispondeva a nessuno, la segretaria, non so dov'è, non rispondeva a nessuno, vedo una chiamata d'anonimo, pronto, Ballarani, sono il notaio, e to... ma dove... aspettate, sono nel mio ufficio, venga un attimo. lui faceva finta di non esserci, perché chiaramente se gli devi dare i soldi per aprire la società te la aprono subito, se no. Quindi comunque secondo me, ma vi faccio l'esempio di Londra, ragazzi, ne parlavo da qualche parte qualche tempo fa, cioè a Londra apri la società direttamente su internet, dal sito del governo, apri la società e la paghi
20 pound con PayPal. Cioè io pago, ho pagato la società, l'ultima che ho aperto l'ho aperta io, perché ho detto fammi provare, che dicono tutti che è facile, io la facevo aprire sempre al commercialista, l'ho aperta io, 5 minuti con PayPal, 16 pound, 20 pound. Okay, hai fatto, non c'è stato nessun procedimento, diciamo, burocratico, amministrativo, l'hai aperta tu direttamente? Era questo, era tipo fare un acquisto online. Guardate che il notaio esiste solo in Italia e in Spagna come figura, eh? Per contestualizzarvi un attimo qua come siamo messi. Sì. Io ho aperto, ho firmato l'atto il 5 gennaio di quest'anno, ancora non finisce l'iter burocratico e sto aspettando ancora per aprire il conto. No, ma più che altro cioè, raga, non si capisce. Ci sono tante di quelle scartoffie che devi firmare che ad un certo punto tu non capisci, mi dici ok, cioè, va bene. Fortunatamente noi, il nostro commercialista è un amico, è una persona fida, quindi, però ad un certo punto tu non ci capisci niente effettivamente, però comunque meglio farlo prima che non farlo proprio. Allora ragazzi, a proposito di questo, che ne parlavo pure qualche giorno fa, in Italia è possibile aprire la startup innovativa se si hanno i requisiti di startup innovativa che puoi aprire dalla Camera di Commercio. Ultimamente volevo aprire una startup innovativa in Italia per una serie di questioni e la volevo aprire online a Roma, solo che io stavo a Londra, comunque vabbè, solo che per tutta una serie di motivi, non so perché, forse per il Covid o per altre situazioni, comunque vogliono che tu vai a fare il colloquio, a spiegare l'oggetto sociale, quello che vuoi fare in Camera di Commercio. Quindi, per dire, è molto diverso da quello che succede a Londra, dove tu veramente fai, cioè compili una serie di pagine e ti arriva a casa l'attestato di creazione della società, non devi parlare con nessuno. Ecco, quindi è diverso. Allora, Nello, dove siamo rimasti nella nostra storia? Eravamo rimasti allo store, che dopo due tentativi, ricordiamo a chi si sta connettendo, i ragazzi comprano, faccio il riassunto, nelle puntate precedenti. Vai. I ragazzi hanno acquistato il corso all'incirca un annetto e mezzo fa. Parliamo della nostra masterclass sull'e-commerce billionaire billionaire con club. Nostra masterclass sull'e-commerce, che permette, la nostra promessa è da 0 a 60 giorni vi permettiamo di monetizzare con l'e-commerce secondo determinate strategie. I ragazzi hanno seguito il corso un anno e mezzo fa. Dopo qualche mese, il tempo di finire, da quanto hanno detto, il tempo di terminare il percorso accademico, lanciano il loro primo e-commerce. Niente, zero, fallimento. Ma che fanno i ragazzi? I ragazzi si fermano, Carlo continua a vendere i suoi pezzi di ricambio, eccetera, eccetera. Però poi dopo che fa? Lancia il secondo store. E lì iniziano i milioni, ma di problemi, perché affonda anche il secondo store. E quindi Carlo e Alberto cosa fanno? Ritornano alla loro vita normale e dicono internet è una truffa, il dropshipping è morto, punto. Non funziona. Questo era, diciamo, il mondo parallelo. Nel mondo reale continuano dopo il secondo e-commerce fallito, parallelo nel frattempo, esatto. Ci sta. Esatto. Continuano con l'e-commerce e arrivano ad arrivare in live con noi a raccontare il loro caso di 1000 euro al giorno. Poi ci spiegheranno questo store come hanno fatto, perché il terzo store è stato lo store che ad oggi gli ha portato questi risultati. Ok, quindi ragazzi, parlando poi nel concreto, voi questo terzo store quando lo avete lanciato? Proprio dandoci una data per far capire anche alla chat, verso settembre. Settembre 2020. Sì. Quindi ragazzi, settembre 2020 di e-commerce si può ancora fare, allora. Non è né trend Covid, anzi loro da quanto hanno detto nella narrazione, durante il Covid ci hanno affondato lo store. Quindi parliamo di miti. Esatto, non vendevano mascherine. Hanno settembre, fanno questo store e ora raccontate voi, perché non sappiamo nulla e vogliamo sapere. Settembre facciamo questo nuovo store, prodotti high tech. Abbiamo trovato, dopo vari tentativi e varie ricerche di vari fornitori, siamo partiti, vi ricordo, la prima volta col primo store con New Droppy. Ok, ora siete ancora in dropshipping? Ora siamo ancora in dropshipping,
però con quest'ultimo store siamo riusciti a trovare un fornitore in Italia che ci garantisce spedizione in 24-48 Ok, sempre in drop, quindi. ore. Però sempre drop. Comunque, vedi, questo, bravissimo, questo è quello che dico, è che se uno si dà una svegliata, i fornitori li trovi, anche italiani, a condizioni migliori. Sì. Abbiamo C'è avuto questa fortuna perché stato un giro di conoscenze che ci ha un portato passo in questo fornitore avanti. qui. Giusto. Però, ripeto, anche l'anno scorso, comunque, da premettere che questo corso l'abbiamo seguito un anno e mezzo fa, giusto? Sì, un anno e mezzo fa. I risultati comunque non è che non li abbiamo ottenuti per un bel po' di tempo, anzi, purtroppo questo è un business da quello che abbiamo capito noi, poi magari ci correggete se sbaglio. Certo, vai, vai, vai. Effettivamente è un business in cui tu il dropshipping trovi un prodotto, lo testi, ti formi una strategia di test, una strategia di ricerca, lo testi, vedi se va. Se non va questo prodotto, vorrà dire che effettivamente, così come viene spiegato anche nel corso, non è che il dropshipping è morto oppure non va e non va più bene, devi effettivamente passare di conseguenza ad un altro prodotto. Se piano piano, piano piano, poi troverai il prodotto con una buona pubblicità, con una buona dimestichezza del business manager, fai un buon copyright, crei un e-commerce, perché effettivamente quello è un lavoro. Ecco perché poi io mi sono licenziato. Mi sono licenziato perché ad un certo punto io Tempo non c'è, non avevo tempo di si deve fare, dato che dedicare mi piaceva di più questo lavoro qui, non avevo più tempo di fare quello che mi piaceva fare, ossia il dropshipping. Però in realtà io volevo dire un'altra cosa, secondo me importante, che vai, vai. viene ieri ho seguito il vostro live di ieri, in cui si parlava appunto della ricerca del lavoro e come i ragazzi magari non sanno appunto di questa potenzialità dell'internet. Ecco. Io ho acquistato, noi quando siamo stati targettizzati, abbiamo acquistato il corso. Eravamo ovviamente titubanti, ma così, ripeto, così come si è titubante nel momento in cui ti appare una pubblicità e tu devi effettivamente acquistare o non acquistare un corso. Nel momento in cui ci siamo dati forza a vicenda, abbiamo detto ok, acquistiamolo. Nel momento in cui l'abbiamo acquistato, noi sapevamo che, ok, ora andiamo bene, abbiamo due opzioni, nella nostra mente c'erano due opzioni, o andiamo bene col dropshipping e diventiamo ricchi, oppure male che vada, comunque abbiamo acquisito delle competenze tali che potessero permetterci di entrare nel mondo del lavoro digitale. Quindi, nella peggiore delle ipotesi, se comunque non andava bene, ecco, il business del dropshipping, noi comunque avevamo imparato un mestiere, ecco, parliamoci chiaramente, perché effettivamente questa secondo me è una cosa pure molto molto importante, magari pure per tutti quelli che ora stanno vedendo la live e pensano sì, ok, no, sono insicuro se comprare questo corso, devi pensare effettivamente che non so se... Mettiamo caso ti va male il dropshipping perché non hai perseverato e non hai trovato il prodotto giusto. Tu stai investendo in te stesso, in un Stai certo investendo in te senso, no? In stesso e stai competenze. acquistando appunto, hai acquisito delle competenze tali da poterti mettere nel mondo, ecco, del digitale, perché io non sapevo fare assolutamente nulla, nulla, proprio zero di zero. Sarebbero anche spendibili in altri ambiti o in altre professionalità, questo dicevamo, Questo sto che dicendo, sì, lavoro. Sì. effettivamente io sapevo che a un certo punto mi sarebbe servito anche. Comunque ti insegnano, cioè quel corso ci sono un puntonello che ti insegna benissimo come utilizzare il business manager, la creazione dell'e-commerce in Shopify, che comunque è una competenza importantissima, quella dell'e-commerce, cioè la creazione dell'e-commerce al giorno d'oggi. E quindi diciamo, secondo me ci sono due opzioni per comprare questo corso, ecco. E ecco perché poi alla fine non l'abbiamo acquistato. Sì, no, ma infatti era Scusate, proprio sono rivolto molto. alla formazione in generale, perché poi uno può scegliere quello che crede più opportuno, però è quello il punto. Bravo, hai fatto bene a precisarlo. Comunque, ragazzi, vi state prendendo un sacco di complimenti. Non so se state leggendo la chat. La No, vostra storia è davvero. molto bella. E qui c'è questo commento di Bobo Cast che dice: io vi adoro, manco a farlo apposta oggi con mia sorella abbia deciso di entrare a far parte del Bignar. La loro storia è molto motivante, no? È vero? Grande, lui si chiama Luigi, mi ha contattato e mi ha scritto che finalmente aveva deciso perché era troppo tempo che faceva, che disinvestiva in cose che gli potevano portare tanto e quindi si è deciso e
e ha chiesto, diciamo, il colloquio, sta aspettando il colloquio. Grande Luigi. Ottimo, allora, quanti anni avete, ragazzi, non ve l'ho chiesto? 27. 26, anche io 27 anni, cioè siamo grandicelli, più o meno. Ok, ok, fantastico. Allora, dopo quanto ti sei licenziato, ci chiede Malesani? Dopo un anno esatto dall'acquisto del corso. Ok. Okay. Anch'io. Tu hai licenziato. Alberto, tu hai parlato prima. Sì, effettivamente Alberto non ci ha detto niente. Alla fine non ho parlato prima. Mi dovete scusare, io sono molto logoico, tendo molto a parlare, quindi cioè, questo è uno spazio per voi, esatto. Quindi quando stai esagerando ditemelo proprio, stai zitto. Scherzo! No, ora voglio sentire Alberto, però, voglio sentire Alberto. Ragazzi, io ho lavorato per 7 anni, sono stato dipendente quando avevo 20 anni ho lavorato come dipendente. In un'area di servizio. Che percorso hai fatto tu, Alberto? Dopo il diploma ho fatto un annetto di università, però diciamo ho deciso di abbandonare subito. Quindi l'unica opzione, insomma, era quella di andare a lavorare, guadagnarmi il pane, ecco. E quindi a 20 anni mi sono messo su questa strada. E fino a un anno fa ho lavorato come dipendente in un'area di servizio. Diciamo come barista, insomma. Ok. Quindi eri un posto fisso. Era un posto fisso. Avevo il contratto a tempo indeterminato. Eri un posto fisso anche tu. Hai lavorato, insomma. Ora fai l'imprenditore digitale. Non si lavora più, come dicono. Diciamo, lavora. Si fa per dire. No, ma vai, ci prendono per il culo. Dicono, è un lavoro, non è un lavoro vero. Ok, super figa questa storia. Quindi praticamente hai lavorato, ma per 7 anni hai lavorato con questo ruolo? Ok, sì, 7 anni. Fantastico. Vai Carlo, vai. Volevo dire che effettivamente questa live è un, diciamo, numero uno, è un piccolo obiettivo che abbiamo raggiunto e quindi volevamo festeggiarlo insieme a voi e ci faceva tantissimo piacere. Numero due, volevamo anche festeggiare il suo licenziamento di lunedì, praticamente il lunedì si licenzia, non è più il posto fisso e ci dedichiamo al 100% a questa cosa qua. Quindi volevamo festeggiare anche questo in realtà. Sì. Grande, allora festeggiamo, è arrivato pure il padrino qui. Nico, senti, fai venire Angelo, va, per favore. Don Nico Maiolene. Don, vado, rientro e scrivo il Don. Come va? Vabbè. Buonasera, scusate, allora, ragazzi, ritardo a tutti. Nico, stiamo festeggiando il licenziamento, che sembriamo festeggiando il licenziamento di Alberto. Eccolo qui, Alberto. Ciao, Alberto. Dopo 7 anni, cazzo. Auguri per il licenziamento. Quindi adesso ti fotti sia la disoccupazione che i soldi della scuola. Diciamo, proprio barbarissimo. Direttamente dal cazzo di Gomorra. Ma vuoi togliere questo cazzo? No, okay. Ragazzi, no, sono stato ad un compleanno terribile, infatti. Vabbè, non ce ne frega un cazzo, Nico. Esatto, facciamo parlare Carlo Alberto, esatto. Che poi Carlo Alberto, cioè, è assurdo proprio il nome. Carlo, sì, Alberto. Sì, effettivamente. Ma sono ok, scusate, ragazzi. Questo è il bello della diretta, quando torna Nico ubriaco dalle feste. Sto scherzando, ti volevo solo buttare in mezzo. Allora, senti, visto che Alberto ha parlato dopo 40 minuti e l'abbiamo subito interrotto, vorrei finire di ascoltare la tua storia e anche come l'hai vissuta questa cosa qui, perché poi è vero che siete in società insieme, l'avete vissuta insieme, però immagino che ognuno di noi ha una sua esperienza, quindi sono curioso della tua, Alberto. Sì, ragazzi, l'acquisto del corso è stato
è stato il cambiamento, l'inizio un po' del cambiamento anche del mio modo di pensare. Perché prima di conoscere questo mondo, diciamo che non avevo l'idea di lavorare nel digitale e guadagnare con web. Quindi diciamo l'acquisto di questo corso è stato anche, insomma, l'inizio del mio cambiamento anche a livello psicologico e di pensiero. Io sono curioso di una cosa, Alberto, cioè ci racconti proprio nel pratico tipo una giornata tipo di quando avete iniziato a fatturare, quindi a lanciare ads eccetera, cioè in particolar modo tu, no, che comunque è un lavoro penso anche un po' più restrittivo con gli orari, no, cioè era un po' più operativo, no, cioè come facevi nel pratico, raccontaci la tua giornata da doppio lavoro, perché alla fine ragazzi, cioè, stanno fatturando possiamo dirlo che è un lavoro, possiamo dirlo che era un doppio lavoro. Cioè, che cazzo, era un doppio lavoro. Quindi vorrei capire la giornata tipo di Alberto che fa il doppio lavoro. Ragazzi, giornata tipo sveglia alle 5. Alle 5 monto alle 6 di mattina, finisco di lavorare verso le 15. Mm-hmm. Torno a casa, pennichella tattica e poi la sera, insomma, il tempo che riuscivo a dedicare l'ho dedicato a questo, cioè ho sacrificato un bel po' di tempo libero, devo dire la verità, in quest'anno, però ne valsa la pena. Invece di cosa facevi prima di che arrivasse questa sventura nella tua vita di lavorare prima del billionaire, che facevi la sera per sapere la vita? Studiamo. Come? No. Io studiavo. Siamo un po' al centro storico di Napoli, che è un posto molto divertente, però non lo facciamo da un bel po' ormai. Ok, hai fatto bene Nello a tirare fuori questa domanda, perché effettivamente una delle cose che non si vede, e non si vede mai a meno che non la racconti, e se la racconti manco ci crede la gente, è il sacrificio, perché tutti i risultati arrivano con un sacrificio, e quindi il vostro sacrificio è stato quello di proprio intanto buttarvi in una cosa, in un salto nel vuoto, no? Sì, effettivamente sì, era un salto nel vuoto al 100%. E questo è il primo atto di fede, che comunque la vita è un atto di fede, nel senso che tu devi andare avanti verso un obiettivo con l'idea che comunque è possibile che tu lo possa raggiungere, e se continui ad andare avanti lo raggiungi. Questo è l'atto di fede della vita, cioè che siamo vivi non si sa perché, vero. Allo stesso modo c'è questa componente qui, e l'altro è quello a cui tu devi rinunciare, cioè il sacrificio è qualcosa che per definizione è qualcosa che tu lasci, qualcosa che tu dai senza avere la certezza di quello che ti ritorna, se no non è un sacrificio, se no è uno scambio. Invece il sacrificio è un tipo di scambio che non è detto che, cioè se pensate anche nella religione è così, cioè c'è un sacrificio nella speranza di compiacere gli dèi, cioè nella speranza di compiacere il fato. Quindi questa cosa qui, ragazzi, è il prezzo che si paga, tra virgolette, e che lo paghi senza avere la certezza di quello che accadrà, che poi, ripeto, è quello che succede tutti i giorni nella vita su qualsiasi cosa. Però, ecco, quindi il tuo sacrificio più grande qual è stato, Carlo, e poi anche tu, Alberto? Il mio sacrificio più grande è, appunto, come diceva lui, vabbè, dato che comunque ci frequentiamo, cioè siamo amici da una vita, eravamo bambini, quindi ci frequentiamo da una vita. Noi prima del corso Billionaire, ripeto, volevamo investire nel digitale, non sapevamo assolutamente come fare. Dopo il corso abbiamo capito che si poteva fare, cioè potevamo monetizzare online, e soprattutto nel momento in cui avevamo capito che questo era possibile, noi eravamo molto più invogliati a non uscire. Cioè, effettivamente, una volta che è arrivata la prima vendita, la terza vendita, la quarta vendita, tu a un certo punto entri in quel meccanismo in cui dici ok, però ora esco, sì, mi diverto per quest'oretta, queste due ore, però alla fine è meglio se mi metto un attimo qui a scervellarmi per capire come posso fare meglio, ecco. Pure perché, ripeto, non è per niente una cosa, cioè soprattutto all'inizio non ti può, secondo me una cosa che è sbagliata pensare è che, come giustamente tutti quanti noi diciamo spesso,
è che l'obiettivo subito deve arrivare, ma è impossibilissimo che al primo prodotto ti arriva un fatturi 20.000 euro, pure perché ci sono degli errori che tu per forza dovrai fare e che te ne renderai conto solo dopo, però, quindi ecco perché è impossibile che tu al primo prodotto, al primo store, fatturi 100.000 euro, cioè è una cosa impensabile, non è possibile. Però piano piano, vedi, il primo prodotto ti va male, magari fai 1.000, 2.000, il secondo ti va male che non fai niente perché non hai... Piano piano ti arriverà il prodotto che ti farà fare bei risultati perché tu hai imparato anche dagli errori precedenti. Penso sia stata anche questa la nostra forza. Soprattutto, un'ultima cosa volevo dire, scusate se continuo a parlare... Vai. Una cosa importante è anche... Ora attualmente noi siamo soci, ecco, siamo amici, siamo soci, e una cosa molto importante quando intraprendi un percorso simile è sapere effettivamente che c'è qualcuno che cioè, hai una spalla, ecco, effettivamente c'è una spalla con cui nel momento in cui ti senti demoralizzato, che magari dici no, basta, ora butto tutto per aria, non mi interessa più, perché è capitato durante quest'anno e mezzo, è capitato almeno un paio di volte che io... lui è un tipo molto più calmo che io, ho detto no, sbroccarsi, spacco il computer a terra e me ne vado, è capitato un paio di volte. E lui, giustamente, perché dico è importante accerchiarti di persone che comunque la pensano come te e che hanno i tuoi stessi obiettivi, perché lui mi ha evitato di almeno un paio di volte mi ha evitato di chiudere tutto e dire no, basta, non ce la faccio più. Ma dai. Sì, vabbè, perché comunque inevitabilmente ci sono quei momenti in cui, cioè, non so voi, però a me mi è capitato almeno un paio di volte di dire no, ma forse non è quello. Lo dicevamo prima. Non arriva il risultato. In che occasione è successo? Cos'era successo che ti aveva demoralizzato così da dire vai? Era un prodotto, allora abbiamo lanciato un prodotto, tanto lo possiamo dire, non è andato neanche bene, era un pupazzo che all'epoca andava molto forte. Il pupazzo con le rose? Il pupazzo con le rose per San Valentino? No, il pupazzo con le rose penso sta girando attualmente un sacco, no? Penso per San Valentino. Vabbè, comunque questa è un'altra storia. Era questo pupazzo, non ricordo manco bene cosa faceva, era una cosa simpatica, però avevamo speso un bel po' di soldi in ads, quindi avevamo fatto uno store bellissimo, era, cioè, secondo me, sto peccando di presunzione, però cioè, secondo me era molto bello, perché ci avevamo messo tanto, non eravamo usciti il sabato, la domenica, avevamo fatto il business manager, studiato tutti i target del business manager. Solo che a un certo punto l'abbiamo testato per 2 o 3 giorni, non ricordo ora quanto, non è andato bene. Però questo era già il secondo o terzo prodotto che non ci andava bene, quindi perciò c'è stata questa cosa, questo sbotto, diciamo. Quindi allora, confermi che non è una passeggiata? No, non è per niente una passeggiata, effettivamente. Quanto ti ha aiutato il corso? Il corso mi ha aiutato da 1 a 1.000, 5.000, veramente 5.000 ci ha aiutato. 10.000? Sì. Io dico 20, io dico 20, 20 a 1, 20 a 2. No, anche perché ci sono gli aggiornamenti. La cosa bella è che comunque non l'abbiamo acquistato un anno e mezzo fa e ci sono ancora oggi degli aggiornamenti. Questi aggiornamenti non avete idea di quanto sono importanti. Cioè, per me, io l'ho acquistato un anno e mezzo fa, per noi che l'abbiamo acquistato un anno e mezzo fa. E adesso che inseriamo anche le DIP, le strategie nuove, perché comunque cioè, la panoramica si espande, perché il billionaire è per e-commerce e non per dropshipping. Ragazzi, allora, io sono andato ad un compleanno, mi hanno segnato... Ma è legale, stavo a lui. Allora, a parte il fatto che è legale, stiamo qua dentro, si forse non avete capito. C'è un signore che praticamente andrà uomini e donne, ha firmato il contratto per uomini e donne, mi ha demolito perché io gli facessi da social media manager. Cioè, assurdo. Vuol dire, ti ha demolito, Nico? Mi ha demolito perché lui doveva festeggiare perché ha firmato il contratto per uomini e donne da Maria De Filippi. E io gli dovevo fare da social media manager
per i suoi profili social. Perché ha detto la questione di Taylor Mega, allora ha detto no, a parte il Taylor Mega, no. Vabbè, ragazzi, non, io non penso che sono costretto a eliminare Nico dalla nostra. No. Sto zitto. Vabbè, lasciamo Nico nel suo mondo e torniamo a Carlo e Alberto. Allora, poi Carlo e Alberto, dai. Cioè, vabbè, abbiamo capito. Perché si incalza sul Carlo e Alberto? Ha detto già Antonio. Ma gli piace il nome è proprio da buttare, no? Lo sta scrivendo in chat adesso. Ora cambia, ragazzi, ora cambia il nome, ditemi due nomi, cambia i nomi. Chip e Chop. No, lascia stare. Oddio santo, non ho capito se era Angelo o Nico. Non ho capito. Vabbè. Dai, tra un po' ti faccio rientrare, Don Angelo, che ti sei bevuto. Ne vado gli Ermino, fatevi fare la prova del palloncino. No, io in realtà volevo ragionare con la chat, no? Cioè, pensate, andiamo seri. Sì, allora guardiamo dall'esterno, no? Pensiamo ad Alberto, cioè routine di Alberto, ragazzi, cioè questa cosa io ci stavo pensando pure durante le risate, cioè Alberto si sveglia alle 5, si svegliava alle 5, andava a lavorare, alle 3 tornava, il tempo di una pennichella, lavorava. Questo il giorno dopo ancora. Cioè Alberto, per stare qui, ha fatto questi sacrifici, come diceva Gian prima, no? Il sacrificio, perché ha sacrificato il suo andare a bere la birra con gli amici la sera, andare a cena con la ragazza, eccetera, eccetera, per dedicarsi a quello. Nonostante lui il lavoro ce l'avesse già. Quindi Alberto ha avuto questa forza di emergere dalla sua quotidianità, dalla sua famosa comfort zone, se vogliamo, come la vogliamo definire, e di fare altro in un mondo dove non conosceva nulla, motivato da Carlo, da tutto quello che leggeva, studiava, eccetera, eccetera, e sta qua a raccontare, cioè sta qui come protagonista della live 1.000 euro al giorno. Cioè, capiamo di cosa stiamo parlando? Gianna, sembra sottinteso, però volevo sottolinearla sta cosa, perché nei suoi panni, cioè, che possono essere i panni di chiunque in chat, perché ragazzi, ricordiamo, Alberto faceva il barista in un'area di servizio, quindi il lavoro più normale, tra virgolette, se questa è la normalità del mondo, cioè non stiamo parlando che aveva conoscenze di ingegneria informatica piuttosto che, cioè, partiva da zero, quindi se l'ha fatto lui, l'ho fatto io, l'ha fatto Angelo, soprattutto Angelo. Ma senti, ti faccio una domanda personale, poi decidi tu se rispondere come rispondere. Dopo, cioè, cosa, sai, molte volte uno sa che vuole fare un qualcosa e però non la fa. Allora mi chiedo, immagino sei cambiato lavoro perché non ti soddisfaceva il lavoro che stavi facendo, comunque avevi delle ambizioni differenti rispetto al lavoro che stavi facendo, no Alberto? La mia domanda è, cos'è scattato dopo 7 anni che comunque... Ma è la stessa cosa magari che succede con una relazione, sto con una persona con cui non voglio stare, 7 anni succede qualcosa e riesco a fare quel salto che avrei voluto fare prima. Cosa è scattato dentro di te, come te la sei vissuta? Beh, ragazzi, è una cosa che è arrivata un po' col tempo, perché diciamo i primi tempi non mi pesava tanto il lavoro, perché essendo diciamo un ragazzino vedevo diciamo lo stipendio e sai mi toglievo le mie soddisfazioni, un po' di tempo libero ce l'avevo e diciamo al momento mi bastava. Però poi andando avanti con gli anni, rendendomi conto che fondamentalmente quel lavoro non mi avrebbe portato a niente alla fine, no? A crescere anche, no? Si è andata in me, diciamo, il bisogno di diciamo dividere i guadagni dal tempo speso, cioè nel senso non essere un dipendente fisso, bensì decidere da me quanto tempo spendere per guadagnare, insomma. È scattato così, anche grazie a Carlo, devo dire la verità, tanti meriti a Carlo, perché è stato lui, insomma, a mandarmi su WhatsApp il vostro corso.
e parlandone insieme, diciamo, è andata. Ho avuto questa fortuna, insomma. Grazie. L'esempio, Gian, della formula del successo, che ricordiamo, le tre regole del successo svelate già in due live precedenti. Angelo, quali sono? Fare. Esatto. L'esempio. Cosa stavi scrivendo, Nico, che vedo che scrivi in chat? Dillo qui con noi, di una cosa seria. No. Praticamente, sinceramente, dicevo, le testimonianze ricordano quanto sono importanti i vari percorsi di vita, perché ognuno è unico. Mm-hmm. E quello che comunque ricordano queste varie testimonianze è proprio il fare. Quindi, a parte il proprio percorso, e Nello ride, cazzo di... Ora butto fuori Nello, oh, ragazzi, no, no, ragazzi, ecco. Okay. Ah, sì, ora sì, ora sono serio pure io. No, no, mi ha scritto in live, mi ha detto sei fuori, ho detto sì perché mi hanno demolito. Vabbè, ok, questa storia ne parliamo un'altra volta, Nico, perché oggi parliamo della storia di Carlo e di Alberto. Ok. No, ma io sono molto contento. Allora, intanto l'altra cosa, diciamo, oltre le storie personali che mi ha colpito, è come a volte veramente hai bisogno di una persona con cui fare la staffetta, perché a volte tira uno, a volte tira l'altro, su alcune cose c'è una copertura, che è sempre una cosa utile, e come diceva Nello, secondo me è così importante che noi ci abbiamo costruito un club su questa cosa qui, sul fatto di avere altre persone con cui confrontarti, con cui magari sfogarti, perché a volte hai bisogno di sfogarti, che ti facciano vedere la loro esperienza, che è un po' quello che facciamo anche noi con queste live, cioè raccontare e dedicando tempo. Noi siamo l'anti TikTok qui, cioè invece di fare 15 secondi facciamo 15 ore. Che però a volte serve, perché devi entrare in un'altra dimensione, devi cambiare tutti i tuoi punti di vista, e quindi hai bisogno proprio di fare immersione in un altro mondo, tra virgolette, perché io immagino, Alberto, per il lavoro che facevi prima, no? Ti svegli alle 5 la mattina, eccetera. Cioè sono tutta una serie di cose che tu fai che ti portano a contatto con una realtà molto differente da questa nostra, e confermami, dimmi se sbaglio, magari eri in un autogrill, è un mondo opposto. Okay. Non era un autogrill di digital marketer, ecco. Però ecco, il fatto di trovare persone che la pensano come te, persone che riescono a darti altri punti di vista, è una cosa essenziale. Per questo che, soprattutto con questo tipo di contenuto che è più lungo, e quindi vuol dire, a volte può sembrare anche un po' più palloso, perché magari ti vedi pure le cose, cioè delle cose che tu dici vabbè, questo che non me ne frega niente, che però lasciano spazio al racconto, spazio all'esperienza vera, e ti danno modo di vivere in modo molto più approfondito che se fosse tipo la testimonianza di 5 minuti che dicono tutte le stesse cose. Sì, prima non c'ho una lira, ora ho fatto i soldi, ok, sti cazzi, quello l'abbiamo capito, va bene, però cerca di raccontarci di più, perché anche il fatto che poi io prima facevo il cameriere, lavoravo in un bar, o prima lavoravo nell'azienda di trasporti o per prodotti per i trasporti, adesso non mi ricordo bene, cioè riesce a dare proprio una tridimensionalità alla vostra esperienza, degli elementi che ti fanno connettere con la vostra storia. E questo vuol dire tantissimo, perché magari qualcuno dice cazzo, io che mi sento un coglione perché sto facendo questo nella vita, tutti i miei amici fanno queste cose qui, mi posso ricollegare alla tua esperienza e dire ma vedi che allora forse pure io posso iniziare un percorso di questo tipo. E quindi è super super interessante. L'altra cosa che volevo chiedere era riguardo il budget, perché non ne abbiamo parlato, volevo sapere con quanto budget siete partiti dall'ultimo store, oppure se volete dire pure prima, insomma all'incirca com'è andata con il budget. Bueno, noi siamo partiti con 1000 euro totali, insomma. Okay. Quindi 500 euro a testa. Ok. E con quelli là, insomma, siamo i primi fallimenti, diciamo, ci hanno portato poi, insomma, a finirli. Abbiamo fatto un secondo carico di altri 500 euro a testa. Quindi una domanda per chi non è chiaro, avete
cioè, è stato è ritornato l'investimento dell'iscrizione al billionaire? Sì, 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 sì. Ah, ok. Ora siamo più tranquilli. No, no, ma ci sta. Sì, è bello sentire la storia di tutti, perché sentiamo da chi è partito con 25 euro. Non so, cioè, non so se avete seguito la storia di Matteo qualche giorno fa. Sì, con 25 sì, euro è partito. E chi con un K, è giusto. È giusto. No, vabbè, noi abbiamo nella sfortuna, la fortuna comunque di avere una base di denaro messo da parte da poter investire. Erano comunque soldi che volevamo investire, quindi effettivamente ci li siamo ritrovati. Che lavoro sì, facevate? Nicola, abbiamo raccontato. Io praticamente lavoravo in un'azienda in cui vendevamo ricambi per autocar, quindi ricambistica per autocar. Ho fatto di tutto, dall'autista al magazziniere ai resi, ho fatto praticamente di tutto lì. Quindi niente, questo era il mio lavoro. Io invece lavoravo in auto, cioè lavoro ancora, mi licenzierò a brevissimo, lunedì. sì, dopo 15K giustamente dici mi licenzio. Sì, però una cosa che ci tenevo a dire è che effettivamente noi non è che abbiamo raggiunto questo è stato un piccolo obiettivo che abbiamo raggiunto, sì, e che dobbiamo effettivamente cerchiamo di far crescere sempre di più, nel senso cerchiamo di questo è stato il primo obiettivo. Poi c'è stato l'obiettivo, ci sarà sicuramente un obiettivo, non so, dico 20K, 30K, 40K, cioè noi ragioniamo molto a mattoncini, perché effettivamente se tu acquisti il corso e pensi di fatturare 1 milione, come dicevo prima, invece in una settimana è impossibile. Ma ripeto, sempre perché ci saranno degli errori, vuoi o non vuoi, ci saranno degli errori che farai, sto parlando proprio col tuo ormai, ci sono degli errori che farai che inevitabilmente ti devi fare, che quindi ti porteranno magari a scoraggiarti, però effettivamente è impossibile, tu compri il corso, segui il corso, dopo 2 mesi dal corso diventi straricco. No, ma secondo me, guarda Carlo, ti prendo proprio questo esempio per dire che secondo me è controproducente, cioè non sia mai, io oserei dire non sia mai, dopo 2 giorni che hai finito il corso, prendi il prodotto trend, stai buttando in testa, te stai buttando budget perché hai disponibilità e butti 1.000 euro, ti parte lo store, tu ti bruci, quello va pure bene, ma non hai capito nulla, perché alla fine è stata quella botta di culo momentanea che non ti ha permesso di fare quell'upgrade di problematiche, che è quello che dicevi tu, per farti stare sempre a galla, perché di perdite e di vittorie, pure io lancio un prodotto che non va, non è che siamo qua tutti quanti, siamo i padri eterni della vendita online, però l'importante è questo che dicevi tu, cioè salire pian piano e arrivare a quella cima. Poi c'è chi ci arriva prima, chi ci arriva dopo, chi non ci arriverà mai, chi ci arriva e ci resta, chi ci arriva e cade, ci sono tante varianti. L'importante però è avere l'obiettivo ben preciso e focalizzarsi su quello, secondo me. Sì. Più che altro anche perché, ripeto, effettivamente è proprio un mestiere, cioè una cosa, un angolo importante è quello, secondo me, è effettivamente tu quando stai seguendo questo corso tu stai imparando un mestiere, e quindi quando impari un mestiere inevitabilmente ci vorrà del tempo, ci vogliono anni affinché tu possa diventare uno forte, ecco. Quindi questo è il nostro secondo anno, si può dire, siamo nel secondo anno, abbiamo ottenuto un piccolo risultato, e ripeto, anche già il fatto di stare qui in live con voi, ma io un anno fa quando vedevo le live con altri ragazzi era inimmaginabile, cioè divertente. So, io perciò ho contattato Gianni, ho detto guarda, ma sarebbe possibile, ho visto il ragazzo che comunque ha fatto 10K, ho detto sarebbe possibile, lui subito mi ha detto sì, e sono stato felice, perché comunque per noi questi, chiamiamoli diciamo in maniera molto superficiale, questi 14.000 euro che sembrano appunto soldi lì buttati, per noi è un piccolo obiettivo, che però in realtà è una grande soddisfazione, perché dietro ci sono tanti retroscena di gente che comunque dice ah, boh, ma che stanno facendo, stai avanti al PC, anche mia madre alle volte dice ok, ma tipo l'altra volta è capitato con mia zia, ah ma quello non sta lavorando più, dice no, ma quello non sta lavorando più, e io ho detto scusa mamma, come non sta lavorando più?
cioè io sto lavorando, mi sto dedicando al mio business online, capito? Quindi è difficile, cioè, capisco anche i ragazzi che spesso hanno paura, perché quando ti metti in un mondo digitale hai paura ovviamente, vedi, del commercialista. Hai paura, magari tua madre o tuo padre o chi che sia dice: no, ma che devi fare avanti al PC? Perché c'è purtroppo, soprattutto in Italia, mi dispiace. È un problema di percezione. È un problema, sì, di percezione, di interpretazione del lavoro proprio. Perciò dico: attento, questo... c'è gente strana su internet. Esatto. Sono le truffe. Un problema di percezione. Le truffe, sì. Questo lo risolverete soltanto quando ci sarà una tangibilità e. Cioè, è difficile pure ad oggi, anch'io che sto da anni e ho difficoltà con i miei genitori a spiegare determinate cose. Mettetevelo proprio, state tranquilli con voi stessi, nel senso sì, che no, ma io non si tuperà mai. Cioè. No, ma io sono tranquillo. Anche Gianno, forse Gianno, i tuoi genitori adesso, perché forse anzi, voglio provare ad indovinare. La prima volta che hanno detto allora fa qualcosa è quando hanno visto tipo all'università a parlare o qualche evento, giusto? Esattamente, quello allora qualcosa lo fai. No, più che altro la cosa divertente di mia madre e mio padre ultimamente mi buttano ogni tanto qualche concorso di mezzo, proprio non hanno capito. Ok, tu stai facendo ma qualche concorso, non vuoi fare qualche concorso? Io dico io lo dico proprio, dico: mamma, tu non hai capito, tu non capisci, allora basta, non dire più. Adoro questa cosa qui del concorso, non ho perso la speranza che puoi tornare sulla retta via del lavoro sicuro, del posto fisso. Fantastico. Beh, guarda qui Carlo, ma siamo sicuri che non abbiamo la stessa mamma? È la generazione, che ha quel problema. Mio padre, hai sentito al telegiornale quante ne succedono su internet? Ha quel problema. È così. No, è fantastica questa storia, perché cioè, a me è successo tanti anni fa, quindi oggi non la vivo più questa esperienza qui, ma me la ricordo come una delle più grandi difficoltà che io ho vissuto, ti dico la verità. Sì. Allora, quante verità, il posto fisso, vive i posti fissi, il posto fisso è sacro, lo dice anche Zalone, eh sì. I concorsi per la Guardia di Finanza, ragazzi, ma i concorsi... Cioè i concorsi sono la via. Poi io non so perché, ma a Napoli o al sud sono veramente fissati con i concorsi. Io ho tutti i miei amici napoletani che ho fatto la scuola militare, che si entra con un concorso pubblico comunque. E tu comunque che sia dell'esercito, che sia della... Sì. Cioè il concorso is the way. Sì. Sì. È sacro, è un qualcosa di sacro. Posto fisso il concorso. Sacro. Allora, guarda, l'altra cosa che mi fa molto piacere, a parte se vogliamo poi far vedere questi numeri, perché bello, sei tu qui il cerimoniere dei numeri. Stiamo per, ragazzi, si sta per scaldare. Okay. Siamo quasi pronti. Allora, comunque, guarda qui questa cosa. Io ho mia figlia, dice Filippo, di 12 anni, che gli dice: papà, facciamo la granella. Che spettacolo! Facciamo la granella, fantastico. Adoro, bellissima questa cosa. Allora, Nello, sei tu qui il direttore d'orchestra, facci sapere. Allora, ragazzi, quindi siamo arrivati al punto, abbiamo raccontato il vostro percorso, siamo arrivati alla domanda fatidica, ok? Spieghiamo un po' questo titolo e facciamo vedere le dashboard. Ok. Vai. Andiamo? Vai, facciamo vedere. Oh. Aspetta. Ragazzi, volete le dashboard? hashtag Nello. Esci le dashboard dell'hashtag, vai, grande Giovi CT. Se no, ragazzi, se no Alberto sta fermo. Vale. No, questa è quella. Insomma.
Eccola! Ancora? Non ancora? Oh sì, possiamo? Stanno iniziando, eccole. Dai, vai. Lo dici tu quando? Vai. Ingrandisci lo schermo sui loro, Gian. Facciamola vedere. Ora. Ok, 14K, 12 novembre, 3 dicembre 2020. Sì, fai vedere le statistiche. Posso? Dietro, ragazzi. Vabbè, si è visto comunque, l'abbiamo visto. Fantastico. Allora, eccole qui, perfetto. Ok, 14K, bravi ragazzi, Viola, grande Viola. Comunque Nello, il re degli hashtag, dobbiamo dire. Esatto. Il re degli hashtag. Ha comprato pure l'affarino dell'hashtag. Sì, veramente, the king of hashtag. Bravi. Anche, non lo so, un giorno singolo magari. Vai, aspetta che ti ingrandisco. Oh, eccolo qui, un K Day, 27 novembre 2020. Fantastico. Poi perde il fuoco. Allora, un po'... Facciamo, aspetta che ti metto grande. Eccolo. Ah, 1004, questo qui cos'è? 29 novembre. 29. Okay. Il giorno del Black Friday. Sì. Vabbè, anche quello. Il famoso un K Day. Ragazzi, ma allora la cosa bella è che è una cosa così assurda quando tu non sei dentro questo mondo. Perché dici 1000 euro al giorno, ragazzi, io ne parlavamo sempre con Fra, che diciamo che da piccoli pensavamo che Berlusconi guadagnasse 1 milione al giorno, quando eravamo piccoli, 1 milione al giorno, 1000 euro al giorno è veramente un traguardo impensabile. Poi in realtà quando inizi a lavorare ti accorgi che è un passo di un percorso, ovviamente, perché ci sta. Allora, vogliamo raccontare il margine, qui chiedono, quindi quanto è il margine? Sul 45%. Più o meno. Ah, fantastico. Ottimo. Più della media. Sì, buon margine. Abbiamo spinto 45%. Fantastico. Siamo stati fortunati, diciamo, perché abbiamo un prodotto di Natale, abbiamo dovuto stoppare la campagna prima, insomma. Era un prodotto che doveva arrivare appunto per Natale, quindi con gli ordini continuavano a macinare, solo che a un certo punto le tempistiche, ho detto è meglio che stoppiamo, altrimenti non ne uscivamo vivi con i clienti tramite le mail o l'applicazione su Shopify. Ragazzi, veramente qui avete proprio l'esultazione della chat e ve lo meritate chiaramente. Io una cosa che voglio dire sia a voi che a tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando al momento, in differita, in audio, in video, è che comunque, ragazzi, è una fotografia di un pezzo di un pezzo del percorso, quindi è un qualcosa che può sembrare grande per chi è fuori, ma per chi poi lavora in questo mondo qui è semplicemente un passaggio e c'è molta più crescita. Però sai, una volta io ero abituato a far vedere numeri molto grandi, perché, come dire, guardate che si fanno i numeri. Poi invece ho scoperto che i numeri grandi allontanano più che avvicinare a volte, perché uno perde. È inimmaginabile, praticamente, è quasi inimmaginabile. Non riesci, ti sembra subito una cazzata, no? È subito il veramente euforico, 600.000 euro in un mese senza fare niente. E quindi anche 1000 euro al giorno in realtà per molte persone sembra un risultato inimmaginabile. Dici, cazzo, 1000 euro al giorno, perché 1500 addirittura abbiamo visto in un giorno, 1500 euro al giorno, 40%, 45% della gente si inizia a fare i calcoli di quello che vuol dire, no? Dal punto di vista anche economico. Però ecco, voi come l'avete vissuta questa cosa qui? Noi entusiasti, siamo super entusiasti. Però io ci tengo anche a dire che comunque è passato, diciamo, questi sono buoni numeri, è passato anche un annetto, quindi lo voglio dire questo fatto, perché bravo, ripetiamolo. Secondo me è importante questo fatto, perché anche io, così come tanti di loro che magari vogliono acquistare il corso però non l'hanno ancora acquistato,
Anche io pensavo effettivamente che okay, ora seguo il corso, arriva subito, faccio il primo prodotto. Sembrerà ripetitivo, però è importantissimo questo fatto, soprattutto per tutti coloro che ci credono tanto, perché io ci credevo tantissimo, però quando il primo prodotto non va, il secondo prodotto non va, inizia a non crederci più. E vuoi o non vuoi, è proprio inevitabile. Ti facciamo parlare con Alberto. Vai. No, dicevo, quando si demoralizzano, sì, facciamo sì, infatti... con Alberto che li carica. Sì, infatti sì, quindi è importante. E comunque sì, siamo molto... abbiamo festeggiato. Cioè, in realtà questo è il nostro festeggiamento, no? Non so se avete capito. Cioè, noi vogliamo, siamo molto intenzionati a continuare, abbiamo ottenuto dei risultati e speriamo... È solo l'inizio. Sì, sì. Siamo solo all'inizio. Esatto. Allora, anche io ho pensato la stessa cosa, primo store ha fallito miseramente, però bisogna perseverare. Mio fratello stava per aprire una gastronomia ad Edimburgo, quando gli ho fatto vedere i numeri del digitale dopo la formazione ha detto ciao. Ma sai perché? Perché questo è un altro discorso che questa settimana è venuto fuori tante volte, non so qual è la vostra esperienza, magari ce lo raccontate, è che quando uno si vuole mettere in proprio, tra virgolette, quindi vuole avviare una propria attività o anche scegliere un percorso, tra virgolette, professionale per il futuro, si basa solamente sulle cose che conosce, cioè le cose che... immagino il fratello di Bobo aveva un qualche tipo di esperienza con una gastronomia, perché sennò a me non mi verrebbe mai in mente di aprire una gastronomia, quindi di base cerchiamo di fare le cose che conosciamo, perché le fa qualcuno che conosciamo, perché l'abbiamo visto fare a qualcuno, e dato che in genere non si incontrano di persona le persone che magari hanno fatto i soldi con il digitale, ricchi con il digitale, o che sono nell'e-commerce, insomma, che seguono questo tipo di mondo, è non è immediato pensare a, anzi è molto, a volte molto lontano da come siamo abituati a pensare, pensare ad aprirsi un negozio online, un e-commerce. A voi l'idea come è arrivata nella vostra testa? Vai. Vado io? Vai. Insomma, è arrivata un po' perché nell'ultimo periodo di lavoro sia mio che Carlo avevamo scoperto un po' il mondo del digitale, no? Essendo appunto targettizzati dai vari corsi, eccetera. Prima di quel momento non avrei personalmente mai pensato di fare un'attività online. Al massimo avrei potuto pensare di aprirmi un bar dopo 7 anni. Giusto. Però ironicamente invece sono poi arrivato a fare tutt'altro, insomma. Spero di scoprendo questo mondo di fatto. Sì, l'abbiamo scoperto effettivamente, ma soprattutto perché una volta vidi una pubblicità proprio di Shopify in cui diceva che con 30 euro aprivi un negozio online, cioè che in realtà erano 30 dollari e sono più o meno 25 euro. 25 euro. E quindi io dico, cioè, praticamente con 25 euro posso aprire un negozio online, capito? Quindi questo fatto era un po' assurdo. Ecco perché capisco il commento di prima, quel ragazzo diceva la gastronomia non so dove, effettivamente è assurdo perché tu con 25 euro hai aperto effettivamente un negozio, perché è un negozio online che si affaccia al mondo, cioè quindi praticamente è paradossale, perché mentre tu investi migliaia e migliaia di euro, tipo 20, 30 mila, 40 mila, 50 mila euro per fare un negozio fisico su una strada, ad esempio, non so, a Napoli c'è Via Roma, la famosissima Via Roma, al centro storico, dove tu praticamente per aprire un negozio fisico lì ci vuole un botto di soldi. Però non ho capito, scusami. Tipo quanto costa, per curiosità, se avete dei rate? Vediamo già solo di fitto, se io volessi fittarmi un negozio a Via Roma, intorno ai 60 metri quadri, ci vogliono più o meno 2000 euro, pure 2500 euro al mese. Io praticamente... È pure poco rispetto a... Cioè, se te lo prendi a Milano... Milano, vabbè. Tu sarà tutt'altra storia. Però, vabbè, Via Roma è una via principale comunque, di Napoli. Sì, è una via principale, sì. Di 60 metri quadri, quindi praticamente niente, effettivamente. Il fatto paradossale del digitale, secondo me, è che tu con... ecco, mettiamo caso, io mi fitto 2500 euro un negozio di 60 metri quadri.
per il traffico delle persone che verrà lì sarà un traffico limitato, mentre io, diciamo, l'idea che mi era scattata in mente era che comunque effettivamente noi con 25 euro abbiamo fatto pubblicità anche in Inghilterra, per fare un esempio, cioè io con 25 euro al mese ho fatto una pubblicità in Inghilterra, il che è un, cioè una, è un qualcosa di assurdo, per me era una cosa assurda, cioè c'è un potenziale assurdo. Ancora devi vedere. Mo con il 3.0 presenteremo anche l'espansione dei pubblici. Ecco. Quindi lo vedrete all'interno dei billion. Comunque 25 euro, potenzialmente 5 miliardi di persone raggiungibili. Più o meno. Sì, ci sta. In Italia voi avete venduto questi, sì, questo prodotto? Questo sì. Quindi questi numeri li avete fatti con un solo prodotto in una sola country, quindi un solo prodotto in una sola nazione, giusto per dire. Ok. Allora, come funziona per chi ha il 2.0? Abbiamo fatto l'upgrade gratis a tutti quelli del Billionaire 2.0, anche chi aveva l'1.0. Abbiamo upgradato. Allora, ragazzi, se ci sono qualche altra domanda, fatela pure in chat. Nel frattempo, se ragazzi, pure voi, Carlo, Alberto, volete aggiungere qualcosa, andate pure. Sì, Viola, grande Viola, non ti preoccupare. Sempre coperto. Ok. Nello, oggi ti ho sentito parlare di meno. Da quando è tornato Nico? Cosa è successo? Lui mi bullizza quando non ci sono. Quando non ci sono mi bullizza. No, non ho parlato con te. Stiamo parlando di cose... Mi bullizzi quando non ci sono. Io vorrei condividere un attimo, cercare di descrivere... il bias cognitivo, praticamente, cioè quello che scatta nella mente nel momento in cui tu inizi a fatturare 1000 euro al giorno, che la gente crede che chissà tu in che dimensione stai, o che, cioè, arriva la svolta della vita, arriva il Lamborghini, arriva questo, arriva quell'altro. Però volevo, il mio punto di riflessione era sulla questione che